Termina in parità il big match del massimo campionato tra la capolista Torres e le campionesse d'Italia del Bardolino Verona. Un pareggio che va piuttosto stretto alle gialloblu e consente alla squadra sarda di mantenere invariato il vantaggio di due lunghezze sulle veronesi, anche se quest'ultime dovessero conquistare l'intera posta in palio nei tre recuperi. Un risultato, quello conseguito dalla truppa di Longega sul difficile campo sardo, da non gettare via, ma sicuramente resta l'amaro in bocca per una mancata vittoria che dopo il vantaggio conseguito in avvio di ripresa pareva ormai acquisita. Il Bardolino Verona subisce il gol dopo appena 12 minuti di gara, conclusione da fuori area di Pintus con sfera che rimbalza sul terreno, ingannando Brunozzi che non trattiene, irrompe Fuselli che ribadisce il pallone in rete. Le veronesi non si scompongono e raggiungono il pareggio in appena un minuto, cross di Pagliotti per Melania Gabbiadini che di piatto insacca da pochi passi. Le gialloblu mantengono un leggero predominio territoriale e prima del riposo tentano la via del gol con Patrizia Panico, ma la sua rovesciata finisce alta. Le ragazze di Longega scendono in campo nella ripresa con maggiore determinazione ed ottengono la rete del vantaggio al settimo minuto. Melania Gabbiadini fa partire da fuori area una bellissima conclusione di mezzo esterno destro con sfera che coglie la base del palo e si insacca. La Torres subisce il contraccolpo del vantaggio veronese e le gialloblu appaiono padrone del campo. A rimettere in equilibrio la gara ci pensa la solita Tona, che complice l'uscita fallita da Brunozzi incorna a rete la sfera su un lunghissimo lancio. Questa volta sono le veronesi a risentire dell'inattesa rete subita e la squadra sarda potrebbe approfittarne con Iannella, che questa volta trova Brunozzi in formato super. Il finale è tutto gialloblu. Patrizia Panico fallisce un'occasione d'oro davanti alla porta spalancata e poco dopo si fa intercettare la conclusione dall'ottima Cupido. L'ultimo sussulto arriva in zona Cesarini con i tentativi di Pagliotti e Panico che non riescono a piazzare la zampata vincente. Ora per le ragazze del Bardolino Verona conterà solamente vincere nei tre recuperi che dovranno ridisegnare la classifica. Si comincia sabato prossimo sul campo dell'imbattuta Roma.